Per questo esperimento occorre un piatto, un bicchiere, del supporto in ferro, un accendino e dell'ovatta. adesso sistemiamo l'ovatta sul supporto. Ci tengo a precisare che questo non è sangue, ma solamente acqua colorata. Bambini, per questo esperimento chiedete aiuto a un vostro genitore perché è estremamente pericoloso. Adesso bruceremo l'ovatta e vedrete come si sposta l'acqua.